E scalo. Di solito. Tu anche? Io scalo. Che bravo. Ciao, sono Stefano Ghisolfi, anche io faccio parte della nazionale italiana di arrampicata. Alle Olimpiadi di Tokyo non sono riuscito a qualificarmi, anche perché c'era la speed, che è un po' il mio tallone di Achille. Però c'è Anche Mish. se però eri campione italiano di speed. Sono stato campione italiano di speed, sì, ma nel 2010, un po' prima. Un pochino di tempo fa. Quest'anno a Parigi ci saranno discipline separate, ci sarà la speed e il boulder lead insieme in una combinata. Sicuramente sarebbe bello se separassero ancora le discipline e dessero una medaglia per ogni disciplina. In quel caso sarei molto motivato a riprovare per la lead, solamente per la lead, in cui mi sento in forma. Magari tra 4 anni sarò un po' più vecchio, spero non troppo vecchio, però no, dai. No, nella lead tutto è possibile, Nella anche lead con sì, 200 nella anni, lead non si è mai assolutamente. vecchi, sì. Invece se rimane boulder elite, la vedo dura per noi. Madonna, sì, soprattutto ci sono un sacco di giovani che arrivano e Eh ci. sì. Almeno nella lead con un po' di resistenza, secondo me ce la possiamo cavare. La differenza forse maggiore tra quest'anno e gli altri anni è stato magari l'allenarsi insieme. Di solito ero abituato ad allenarmi da solo negli anni scorsi. Allenarsi tutti insieme dà una motivazione in più, quel giorno in cui sei un po' stanco e non hai tanta voglia, però sono tutti gli altri motivati, ti fai trascinare. Oppure il giorno invece in cui io sono motivato e gli altri no, riesco a trascinare gli altri. Quindi allenarsi insieme è stata veramente la svolta e la federazione sta facendo un bel lavoro in questo senso col centro federale per aiutarci anche con tracciature di alto livello ed è stata una bella svolta. In generale è sempre bellissimo avere il gruppo, confronto con uno con l'altro, magari una volta tu gli fai il culo a qualcuno, la prossima volta impari qualcosa tua come fare una placca Esatto, e questo alla fin fine ti aiuta per migliorare nel completo. sì, a volte prendersi le bastonate anche Assolutamente. non è male. A volte va bene anche darle un po', a volte Sì. prenderle fa anche bene. Questi anni ho visto crescere tanto l'arrampicata, sia in città, nelle palestre, sia fuori, e le Olimpiadi sono l'ultimo traguardo e veramente quello che ha dimostrato che l'arrampicata è veramente un grande sport. E abbiamo bisogno del vostro supporto, seguiteci da casa, fateci il tifo.